Buonasera, benvenuti a questa serata che vuole ricordare i 120 anni di fondazione della banda musicale La Fenice di Brusasco e i 90 anni del gruppo Alpini, sempre di Brusasco ovviamente. Se torniamo agli anni della fondazione della banda e del gruppo, ci accorgiamo quanto il mondo sia cambiato da allora. 1893, fondazione della banda ad opera di Favorino Cravino e del figlio Francesco. Non esistevano gli aerei, le automobili muovevano i primi passi, la lampadina elettrica era appena stata inventata. Forse si stava meglio, anche perché il mondo non aveva ancora visto l'orrore di due guerre mondiali. 1923, la grande guerra era ormai alle spalle con il suo fardello di morti. Si ritornava a sperare e gli alpini che tanta gloria ebbero sulle montagne del Trentino e del Carso vollero onorare i loro caduti fondando anche a Brusasco un gruppo alpini. Ma questa è una serata di musica e la protagonista è la nostra banda La Fenice, che per l'occasione si è moltiplicata per tre. Infatti, per rendere il dovuto omaggio, si sono unite ad essa le bande musicali di Crescentino e di Saluggia, che salutiamo calorosamente. Quello di stasera è un programma di insieme musicale che si è voluto chiamare Armonia in Musica, per i nostri 120 anni di note musicali. Apprestiamoci quindi ad ascoltare questo gruppo di musici che ci offriranno un paio di ore di buona musica sotto la direzione dei rispettivi maestri, e a loro facciamo subito un caloroso applauso. Diamo quindi inizio al concertone d'assieme delle tre bande di Brusasco, Crescentino e Saluggia, augurandovi buon ascolto con una classica marcia per banda scritta dal maestro della banda di Saluggia, Enrico Momo, dal titolo Maestra. Dirige il maestro di Brusasco, Angelo Gavassa. Thank you.
Passiamo ora ad un insieme di brani di un gruppo musicale pop svedese di grandissimo successo. Stiamo parlando di ABBA, uno dei gruppi più popolari nella storia della musica leggera, che si stima abbia venduto oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo e che ancora oggi superi i 2 milioni di copie l'anno. Il gruppo, composto da 4 elementi, si costituì intorno al 1970, senza mai cambiare la propria formazione, e dopo soli 4 anni raggiunse l'apice della carriera musicale. Il gruppo si sciolse poi nel 1982. Nel brano che vi andremo a proporre riconoscerete sicuramente Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando e The Winner Takes It All. A voi ABBA Gold, dirige sempre il maestro Angelo Gavassa.
Jacob de Haan è un compositore contemporaneo olandese, le cui prime opere risalgono agli anni Ottanta del secolo scorso. Le opere più prettamente bandistiche o per orchestra di strumenti a fiato, seppur di diverse difficoltà, mantengono inalterata la sua firma armonica. Il brano di questa sera, pieno di ritmo e di allegria, e che certamente catturerà la vostra attenzione, è Cornfield Rock. Dirige ancora il maestro Angelo Gavassa. Thank you.
Proseguiamo ora il nostro concerto passando la direzione delle bande al maestro della banda di Saluggia, Enrico Momo. Il brano che le bande ci propongono è una grandiosa marcia da concerto dal titolo Bandology, composta dal maestro Erik Osterling. Bandology dirige Enrico Momo. Television Showcase è un revival di sigle televisive famose della serie A-Team e Miami Vice del genere poliziesco e The Muppet Show, che sicuramente riconoscerete durante l'ascolto. Scritto da Jan van Crydonk, ecco a voi Television Showcase, dirige il maestro Enrico Momo. Yeah.
Il celebre film Pirati dei Caraibi, prodotto dalla Disney cinematografica, contiene una colonna sonora molto bella e conosciuta. Il compito di questa musica è quello di coinvolgere lo spettatore e accompagnare la scena rappresentata, come ad esempio il divertimento, l'avventura e l'umorismo che si trovano in questo film. È indubbio che il successo del film sia dovuto anche dalla colonna sonora. Da essa riconoscerete due famosi motivi: The Medallion Calls e Is a Paris, in un arrangiamento per banda di Frank Bernhardt e diretto dal maestro Enrico Momo. Ecco a voi Pirati dei Caraibi. YMCA è una famosa canzone dei Village People,
gruppo musicale statunitense attivo soprattutto negli anni 70 e 80. Il brano è stato un grande successo, probabilmente il maggiore tra i brani della disco music, ed ancora oggi è molto diffuso negli spettacoli musicali e viene spesso inserito con i più noti balli di gruppi. A voi YMCA, dirige ancora il maestro Enrico Momo. Terra dei mulini a vento, le bande musicali eseguiranno ora un simpatico putpourri di musiche famose arrangiate per banda da Keith Black.
sempre sotto la direzione del maestro Enrico Momo, ascolteremo From Holland with Love, che conclude la prima parte di questa serata. Dopo un breve intervallo per consentire ai musici di rifocillarsi, riprenderemo poi con la seconda parte. Grazie.
palco. Chiedo la cortesia di stare in silenzio durante il concerto, perché devo dire che è molto fastidioso, lo sento anch'io, ma credo che lo sentano ancora di più i musicisti, sentire questo brusio. Quindi veramente vi chiedo la cortesia per i pochi minuti in cui i musicisti suonano e fanno anche una grossa fatica a suonare, anche perché c'è il vento che disturba un po', quindi vi chiedo veramente la cortesia di stare in silenzio. Allora, a questo punto, prima di cominciare con la musica, chiamo qua, non posso dire sul palco perché il palco non c'è, comunque chiamo al microfono il presidente della banda musicale La Fenice di Brusasco, Renato Ferrero. Grazie, grazie a tutti. Io desidero ringraziare tutti i presenti, sia di Brusasco sia anche non di Brusasco, per la loro partecipazione a questo concerto che rappresenta per noi una data importante, perché festeggiamo i 120 anni della nascita della nostra banda musicale. Questi 120 anni, credo che la banda sia durata per 120 anni grazie a tutti quelli che hanno sempre fatto parte della banda, e desidero qui ricordare tutti i musici che si sono alternati in questo periodo, anche quelli che purtroppo non ci sono più, perché è merito dei componenti della banda se oggi siamo qui a festeggiare i 120 anni. E desidero in particolare ringraziare gli attuali componenti della nostra banda, perché loro veramente fanno un volontariato completamente dediti alla nostra musica, alla nostra banda e a questa istituzione che rappresenta veramente un fiore all'occhiello per il nostro paese. È una festa importante per noi, è una festa importante perché coincide anche con i festeggiamenti degli Alpini, altra istituzione del nostro paese che merita di avere anche loro domani un grande successo. Io devo ringraziare poi le bande di Saluggia e di Crescentino che hanno voluto essere presenti questa sera e che ci hanno reso questo onore di festeggiare con noi i 120 anni della nostra banda. E desidero poi ricordare anche tutti i capibande che si sono alternati in questi 120 anni. Tutti hanno lasciato una traccia e un ricordo, ma in particolare voglio ricordare che quest'anno il nostro capobanda Angelo festeggia i 40 anni di capobanda della nostra banda musicale. E lui... Quindi credo che si meriti più che un applauso, ma un grande riconoscimento da parte di tutti. Voglio poi ancora ringraziare l'amministrazione comunale di Brusasco, il nostro sindaco e tutta l'amministrazione, perché sempre ci sono stati vicini, perché sempre hanno sostenuto la nostra banda, e credo che questo sia un punto importante, perché se la nostra banda è durata 120 anni è anche merito loro. Noi faremo di tutto, e questo è un impegno mio, un impegno di Angelo, per far sì che i giovani entrino a far parte della nostra banda. Alcuni sono già entrati, altri che quanto prima entreranno, perché il nostro futuro, il futuro di questa banda è legato soprattutto ai giovani, e faremo in modo che questi giovani siano sempre presenti e in maggior numero possano partecipare con noi a questa nostra istituzione che questa sera festeggiamo. Ringrazio quindi tutti e ringrazio anche il nostro presentatore, il dottor Borio, che questa sera si è calato nei panni di eccellente presentatore. Grazie a tutti. Vorrei invitare qui adesso il nostro sindaco, perché assieme a lui vorremmo consegnare un ricordo alle nostre bande che questa sera hanno partecipato a questa festa. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, mi unisco agli auguri alla nostra banda per i 120 anni, agli Alpini,
poi alcuni di noi fanno parte un po' di tutto, della banda degli alpini, quindi è una festa che si incrocia, è una festa delle nostre realtà che sono le più belle e le più vivibili anche i nostri giorni. Stasera l'argomento del concerto è armonia in musica. Volevo fare questo paragone: quando due persone si uniscono per suonare creano un'armonia, quando i musici sono tanti e addirittura le bande sono tre, questa armonia si moltiplica. Pensate cosa sarebbe la nostra vita se tutti portassimo il nostro contributo a creare un'armonia che in questi giorni è molto difficile realizzare. Sarebbe una vita sicuramente più bella. Il mare è fatto di gocce, sia a metterle che a toglierle. Quindi ognuno di noi cerchi di portare qualcosa e sicuramente anche nelle difficoltà che ci sono, innegabili, vivremo sicuramente meglio. Grazie alla banda, grazie agli alpini e grazie a tutti voi che siete venuti stasera numerosi a sentirci. Allora, passiamo a consegnare le targhe a ricordo della serata ai capibanda delle tre bande. E cominciamo con la banda di Saluggia, il capobanda della banda di Saluggia. Capobanda, è quasi brutto dire capobanda, perché poi in realtà sono amici, dare del capo agli amici, molto. Enrico Momo della banda di capobanda di Saluggia, a ricordo della nostra serata. La banda di Crescentino, viene il presidente. Presidente e maestro. Grazie, grazie anche voi della collaborazione e di tutto. E per la banda di Brusasco, il maestro Angelo. E il vicepresidente Paolo. Questa non è la prima e neanche l'ultima occasione di festa per la banda quest'anno. Abbiamo cominciato con concerti, l'intitolazione del piazzale alla nostra banda La Fenice e proseguirà con altre attività durante tutto l'anno. Grazie a tutti e buona serata. Riprendiamo il nostro concerto passando ora la direzione al maestro della banda di Crescentino, Rino Messineo. Anche questo brano è una marcia per banda scritta dal maestro Enrico Momo, dal titolo Speranza. Thank you.
Proseguiamo con un altro brano di Jacob de Haan, un brano con un piacevole tema che funge da leitmotiv, che passando di sezione in sezione si adatta perfettamente all'intreccio ritmico delle percussioni. Sempre diretto dal maestro Rino Messineo, a voi Queen Park Melody. Thank you.
Donald Furlano nasce a Rivoli nel 1965 e dopo il diploma in tromba nel 1989 si dedica allo studio della composizione e dell'arrangiamento musicale moderno. Nessuno meglio di lui per rendere omaggio alla presenza femminile nel mondo musicale poteva creare una così accattivante composizione. Quattro indimenticabili canzoni portate al successo tra il 1960 e il 1970 da interpreti femminili italiane. Splendido splendente, direttore, solo tu dei Mattia Bazar, nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Ed ancora Marcella Bella con Montagne Verdi e Siamo Donne, portate al successo da Gio Squillo e Sabrina Salerno. Diretta dal maestro Rino Messineo, Voci di Donna. Thank you.
Le nostre bande ci presenteranno ora una scelta di brani tratti dalle colonne sonore di celebri film che sono nella memoria di tutti. In un arrangiamento per banda di Loreto Perrini e diretto dal maestro Rino Messineo, musica film.
Morricone, nato a Roma nel 1928, è un direttore d'orchestra e compositore, divenuto molto famoso soprattutto per le sue numerose colonne sonore cinematografiche, 496 al momento, di cui 30 scritte per film western. Morricone è accademico effettivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed ha venduto più di 50 milioni di dischi. Nel 1964 inizia a collaborare con Sergio Leone, uno dei più importanti registi della storia del cinema italiano, di cui Morricone firma alcune tra le sue migliori colonne sonore, contribuendo così a far diventare i film di Leone dei capolavori indiscussi. Nel 2007 Morricone riceve il premio Oscar alla carriera per i suoi magnifici contributi nell'arte della musica per film. Ascolteremo ora un bellissimo brano in cui riconosceremo sicuramente alcuni famosi motivi tratti dai film. C'era una volta il West e il buono, il brutto e il cattivo. Ecco quindi Moment for Morricone, dirige il maestro Rino Messineo. Thank you.
Thank you.
Nunzio Ortolani, autore eclettico e di grande sensibilità, nel comporre questo brano si ispira ad una cerimonia religiosa di venerazione del sole, celebrata dagli indiani delle pianure d'America. La cerimonia durava 8 giorni nel periodo estivo e prevedeva vari oggetti rituali, il più importante dei quali era un totem posto a simbolo del sole. Fortemente osteggiata dai missionari, fu proibita dal governo degli Stati Uniti nel 1904, ma in forma ridotta è ancora oggi praticata per i suoi aspetti folcloristici legati al turismo. Torna alla direzione del maestro Angelo Gavassa, a voi la danza del sole. Thank you.
stiamo per giungere al termine di questo grandioso concerto per i due importanti anniversari di fondazione della banda musicale La Fenice e del gruppo Alpini di Brusasco. Ringraziandovi ancora per la vostra presenza e con un grosso grazie ai musicanti e ai direttori delle tre bande per l'impegno dedicato alla riuscita di questo concerto, vi salutiamo e vi auguriamo una buona notte con l'ultimo brano in programma. È un noto brano scritto ed interpretato dal famoso cantautore torinese Gipo Farassino. È un delicato affresco con l'omaggio alle bellezze della nostra regione e l'invito all'amicizia e alla fraternità, superando tradizioni e culture diverse. Diretta dal maestro Angelo Gavassa e diretta ai nostri bravi alpini Montagne dal Me Piemont. In fronte sta mia città, montagna del mio paese, chi sghice lei al paradiso, portela su in tel ciel, i senti in bugianen. Perché sta mia città, nel tal cantun di vei, perché a traun dal tosi, come se fosse mel, la gente dice, tan per di, Turin è un paese. Le colpa di Tarun, alla le miule secche. E no, mia cara gente, e leve mai pensà che forse sta città ne smorta perché noi an fondi su mamac na manica di farfui, che viu con gli bindò, na manica di partiant, che butta il visicante anche una gamba di bosco. Le smorta perché noi, in luma magla lenga, vivuma la malizia e su manen cosa casio, l'amor e l'amicizia. Pensè che meraviglia se tutti i turinesi aspiessu per la mano. E fece un giro tondo intorno a sta città. Pensè che meraviglia se tutta la maraia che passa per la strada invece tira via a Criesa, ciao sumà, provuma, forza fiei, t'accoma già d'anchei, e mi veiesse il primo che stend la sua mano par pudei ne strenzne tante e tante d'altre man. Diseilo che a sta città ai manca il fia par proteste. Diseilo, tu mi una man, tu mi un pozzul e in ciel seren. Crie, fe un po' drabel, lassù, lassù in tel ciel. Thank you.
Yeah.